qui e così. Veramente le ISATAP, la International Society of Factorial Training and Therapy, è stata fondata l'anno scorso, non ha nemmeno un anno, perché questa è, se volete, la pagina web, la www.isatap.com, chi non ha molto a vedere perché è nuova, è ancora in costruzione. Noi abbiamo le presentazioni, Alessandro Bagnani, tutti, Luciano Palatino, certo, è stato l'inaugurazione, il congresso fondatrice, e tutte le loro presentazioni sono disponibili sulla pagina. E questa è la pagina dell'Istituto Spagnolo di Psicoterapia, dove facciamo molto lavoro nell'insegnamento della psicoterapia autogena in generale. Abbiamo tre livelli di formazione e questo è stato sviluppato per il Comitato Internazionale della Terapia Autogena, che è nato nel 1963 per standardizzare l'allenamento della psicoterapia autogena e per fare una progressione. L'introduzione storica del professor Barbera è stata molto molto interessante e dopo nel 1963 aveva differenti gruppi che facevano l'allenamento autogeno. Non so se conoscete Milton Erickson, questo nome familiare, Milton Erickson, Wolfgang Lutte e altri importanti psicologi hanno fatto questo comitato. Milton Erickson dopo ha sviluppato la sua propria tecnica più ipnotica e noi abbiamo il riconoscimento dell'ICAF per i nostri corsi. Questo è un diploma internazionale di formazione del livello 1. Guardate che la formazione è 100 ore, un centinaio di ore, che vuol dire 70 ore di pratica personale. Come ha detto il professore La Barbera, l'allenamento autogeno è un'esperienza personale particolarmente importante. Non è possibile dire io sono un terapeuta autogeno o io insegno la terapia autogena senza avere l'esperienza personale. Il migliore maestro è se stesso. Della propria esperienza personale viene la possibilità di conoscere e di insegnare o altri. E questo è un certificato di partecipazione al convegno internazionale di Madrid dell'ISATAP, come voi avete adesso anche un diploma di partecipazione dell'ISATAP, che sono il mio piacere di riconoscere queste riunioni. E questo è il mio libro per la formazione di primo livello di psicoterapia autogena, che è il livello di base. E questa è la traduzione di una cura di professore Palladino. Sono molto ringraziato del vostro lavoro di tornare il mio libro all'italiano. Devo dire che la seconda edizione è un po' differente, avete lavoro. E adesso, dopo i commerciali, cominciamo a fare i concetti di base. Concetto passivo. Prima cosa, il rilassamento. Che cosa è il rilassamento? Il rilassamento è non tensione, lo contrario della tensione. Abbiamo un rilassamento muscolare, c'è una tecnica che conoscete, la tecnica di Jacobson, che è la tecnica di rilassamento muscolare. È facile, sì. Impariamo come facciamo per contrattare i muscoli. Le facciamo senza sapere come, ma si impara a contrattare i muscoli, è facile imparare a non contrattare i muscoli. Questo è il rilassamento muscolare. Questo non è allenamento autogeno, questo non è meditazione. Andare con gli amici e fare una birra per una parte, questo è anche rilassamento. Ascoltare la musica è rilassamento. Questo c'è un'altra questione che ha niente a che vedere con la meditazione. La meditazione è una tecnica che è apparuta, sapete quando? 5.000 anni fa. È sviluppata per i yogi e Buddha ha imparato
la meditazione con i yogi e ha scoperto una nuova forma di meditazione che si chiama il Vipassana. Ha fatto un sviluppo della antica meditazione yoga e abbiamo anche la meditazione che si chiama Mindfulness, che è una meditazione globale e molto più difficile. Diciamo. Mindfulness, la meditazione o la concentrazione totale, è un'esperienza veramente difficile. E adesso abbiamo il training autogeno. L'autogenic training ha una questione che si chiama concentrazione passiva, che verremo subito. La concentrazione normale è una concentrazione attiva, una concentrazione che vuole qualcuna cosa. E dopo parleremo della concentrazione passiva, che è un'altra cosa. E parleremo anche della accettazione passiva, che è anche un'altra cosa. E scoperte importanti è che l'allenamento autogeno è cominciato fa un centinaio di anni, più o meno, si è sviluppato dell'ipnosi, si è sviluppato in precedenza dell'auto-ipnosi, ma è diventato un metodo differente dell'ipnosi, è diventato un metodo che adesso sappiamo è un metodo di meditazione. Questo è molto importante, io penso, perché Buddha ha sviluppato la concentrazione buddista 2500 anni fa e molti dottori e licenziati hanno preso i metodi buddisti e anche i metodi anteriori ai buddismi, i metodi yogi, per sviluppare o per trattare malattia, per trattare lo stress, per trattare le differenti cose, sono di applicazione di metodi buddisti per la guarigione, cioè guarigione per guarire. E l'allenamento autogeno non è sviluppato nel buddismo, è cominciato con una tecnica medica, una tecnica come ha spiegato il professor La Barbera, una tecnica di concentrazione sul corpo, ma il metodo della meditazione autogena, dell'allenamento autogeno, è lo stesso metodo, il principio di base, è lo stesso principio della meditazione. Dunque abbiamo fatto un gruppo di persone che fanno la meditazione mindfulness, il mindfulness based stress reduction, che è la tecnica precisa sviluppata da Kabat-Zinn. Diciamo, Buddha ha sviluppato la meditazione e Kabat-Zinn ha fatto un programma per imparare la meditazione buddista basica in 8 settimane. Questo è veramente una scoperta. Prima di Kabat-Zinn, un indiano, Guru Maharishi, ha sviluppato la cosiddetta meditazione trascendentale, che è un'altra maniera, un altro metodo per imparare la meditazione buddista. No, in più di 8 settimane, non ha fatto un protocollo così perfetto come Kabat-Zinn, una maniera occidentale per imparare senza tanti sforzo e senza tanti tempi come i buddhisti fanno. E abbiamo pensato che tutte queste tecniche hanno di applicazione nella clinica e anche hanno di applicazione extraclinica, hanno di applicazione nel sport, hanno di applicazione anche per gli studenti. Ma come noi siamo medici e psicologi, abbiamo parlato della terapia ASSI, che vuol dire Amplified State of Consciousness, Induction of produrre un stato amplificato di coscienza. Tutte queste terapie, tutte queste modalità fanno producono un stato amplificato di coscienza. Diciamo quelle sono le stati amplificati di coscienza: il yoga, mindfulness, l'allenamento autogeno producono un stato amplificato, vuol dire un stato più ampio, un stato che permette di percepire di avere una consapevolezza più grande della realtà e soprattutto di sé stesso. E noi abbiamo altre tecniche, le tecniche, metodi che producono stati focalizzati di coscienza come l'ipnosi.
Dunque, questo è veramente una differenza interessante tra l'allenamento autogeno, come si fa oggi, e l'ipnosi o l'autoipnosis, chi produce uno stato focalizzato, è stata una riduzione degli stati di coscienza, una riduzione che è veramente focalizzata è una questione, un'idea, una percezione particolare, ma i metodi di meditazione cercano di amplificare la coscienza e fare la persona più consapevole di tutto che c'è e di tutto che ha in dentro. C'è una relazione tra la psicoterapia autogena o il metodo autogeno e i metodi orientali. Diciamo il primo, abbiamo un gruppo, non so se conoscete il metodo di meditazione orientale qui. Beh, c'è un'orientazione che si chiama Samatha. Samatha penso che è la parola sanscrita per tranquillità, per pace, e la concentrazione, l'allenamento di base ha molta similitudine con i metodi di Samatha. E i metodi avanzati di meditazione o di concentrazione autogena, che si chiama abreazione autogena e anche l'analisi autogeno, è più vicino al Vipassana, che è la tecnica sviluppata dalla Buddha. Che è la coscienza? Parliamo di coscienza. Coscienza è un processo attivo, permanente, continuo, che integra, immagazzina e modifica le percezioni. Modifica le percezioni. La nostra coscienza non è una copia vera della realtà, c'è trasformata. Noi abbiamo un mondo che non è esattamente il mondo esterno. Facciamo un cambiamento del mondo e abbiamo le percezioni interoccettive del nostro corpo e anche le percezioni esterocettive di questo che è l'ambiente. Se questo è integrato, immagazzinato, elaborato e anche creato, possiamo creare mentalmente un mondo che non esiste. La nostra coscienza può creare il suo proprio mondo. È molto importante fare la differenza tra il livello di coscienza e lo stato di coscienza, perché quando cerchiamo di amplificare la coscienza, addormentarsi non è meditare e non è allenamento autogeno, non è autogenitale. Addormentarsi è addormentarsi, passare il livello di coscienza. Il livello di coscienza è il grado di vedere. Noi siamo adesso qui in un grado di veglia alto, dico, sì, alto, e possiamo anche essere in un grado di veglia vicino al sonno, e possiamo essere in un grado di veglia comatoso, e questo è a cui vedere con la formazione reticolare ascendente. Il nostro cervello ha una parte della formazione reticolare ascendente, produce l'energia della coscienza, l'energia della vita. E abbiamo lo stato di coscienza. Lo stato di coscienza sono costruzioni interne, sono operazioni mentali, e una questione importante nello stato di coscienza è la flessibilità. Flessibilità vuol dire che solo siamo capaci di percepire differenti contenuti della coscienza e anche il controllo. E questo è lo stato di coscienza è relazionato con la relazione tra i due emisferi cerebrali. È una funzione corticale. Dunque è possibile di essere veramente svegli, veramente allerta e allo stesso tempo è un stato amplificato, dunque è un stato amplificato, che lo dà l'altra parola. Lo stato autogeno può essere un stato veramente allerta. Ma questo non è un sistema di costruzione mentale operativa in un determinato momento. Questo è lo stato di coscienza e che parte della nostra mente, che parte del nostro mondo interno è operativo in un determinato momento. Questo è lo stato. Se diciamo la situazione più sana, saludabile, è la situazione che la nostra coscienza è completa, che abbiamo una unificazione della coscienza, vuol dire
che noi abbiamo la accessibilità, siamo capaci di essere in contatto con tutto il mondo interno, con tutti i nostri ricordi, con tutta la nostra creatività, siamo capaci di essere unico insieme. Questo non è normale, questa situazione ottima non è la situazione che abbiamo tutti e particolarmente la situazione che hanno disturbi psichiatrici, che la coscienza è, come si dice, compartimentalizzata, la coscienza è rotta, abbiamo accesso a un stato di coscienza ma non abbiamo accesso a altri stati di coscienza. Sapete, nella psicoanalisi, ad esempio, l'sforzo del psicoanalista è di cercare di trovare altri ricordi, altre esperienze, altri vissuti. Noi facciamo questo con la psicoterapia autogena di una maniera più rapida, diciamo, e più facile, e per questo diciamo che è una amplificazione della cosa. Bueno, questa è la differenza. Mondo esterno, noi siamo adesso nel mondo esterno, noi siamo tutti insieme, nello stesso mondo, un mondo condiviso, ma abbiamo anche un mondo interno, che è personale, che non è condiviso, che ha strati, un strati che diciamo in relazione, relazionato con il mondo esterno, relazionato vicino all'esperienza attuale, un altro strato che è antico, un altro strato che è nell'inconscio, un altro strato che è l'esperienza vissuti che abbiamo avuto al lungo della nostra vita, e anche abbiamo un terzo strato che probabilmente è nato, che si chiama gli archetipi. Il professor Lavarbera è d'accordo che abbiamo, sono nati con una coscienza, prima di avere nessuna esperienza abbiamo dei contenuti nella coscienza. Questo è un mappa di stati di coscienza, si vedete il mondo esterno, la normalità, la vita normale, la coscienza normale è veramente in contatto con il mondo esterno. E lo stato autogeno è un po' più profondo, è un po' più dentro di sé. Nello stato autogeno c'è una migliore percezione del mondo interno, e dopo c'è altri stati con la meditazione zen, con la meditazione yoga, che producono una interiorizzazione più profonda. E possiamo arrivare a quello che si chiama il nirvana, che è una deconnessione totale del mondo esterno. Solamente c'è una esperienza interna. Questo va bene? Io penso che l'estato yoga, l'estato zen sono molto interessanti, ma non ha veramente una grande applicazione terapeutica. L'estato autogeno è vicino alla relazione normale, vicino al mondo esterno. Posso avere la seconda? Questo, come abbiamo ascoltato prima con il professore Lavarbera, tutto questo che facciamo della coscienza, dell'attenzione, lo facciamo con il cervello. Questo è un cervello in stato autogeno. Questo è un cervello, questa è una immagine per risonanza magnetica funzionale, che è un apparato che visualizza lo stato del cervello in attività. Il mio, sì, questo è il mio cervello. Riconosciuto. E dunque, si vedete, le zone verde sono di regione più attiva. C'è un aumento di attività nel lobulo frontale, c'è un aumento di attività nella insula, che è una regione relazionata con il controllo della emotività. E c'è anche un aumento nella zona parietale, che è una regione che è relazionata con, diciamo, il misticismo, con la spiritualità. Dunque,
Possiamo, il professor La Barbera lo ha detto prima, e io ho una foto di questo che lui ha detto, che è come il cervello è modificato per l'esperienza dell'allenamento autogeno. Questo altro, il cervello, come voi sapete, possiamo dire che abbiamo tre regioni importanti. Una regione è la regione, la corteccia cerebrale, con la quale pensiamo, parliamo, investiamo. Una parte centrale, che è il cervello interno, o che produce il sistema limbico, si chiama anche, che produce i sentimenti. I sentimenti sono, questo è interessante, i sentimenti sono una funzione cerebrale. Noi possiamo avere un'opinione, possiamo dire questo, questo mi piace, questo è siamo insieme, questo è molto piacevole, e queste sono le parole, e sono delle idee che sono fatte con la corteccia cerebrale, ma anche posso dire un sentimento affettivo positivo, un sentimento di pace, un sentimento di tranquillità. E questo vuol dire la stessa cosa, ma il processo è stato fatto con un'altra parte del cervello. Io posso dire qualcuna cosa pericolosa va a succedere perché vedo qualcuno che viene con una pistoletta. Posso dire questo, o anche posso dire ho paura. E la stessa opinione è fatta con il cervello, la parte dell'emisfero cerebrale, o fatta con il sistema limbico. E abbiamo finalmente la terza parte, che è l'ipotalamo. L'ipotalamo forma tutta la regione che ha a che vedere con la vita vegetativa. Nel 1954 un cercatore svizzero, il professore Walter Rudolf Hess, che non è tedesco, è svizzero, un altro, ha fatto una scoperta importantissima. Ha fatto un studio sull'ipotalamo, sull'encefalo, la parte più centrale, la terza parte che abbiamo parlato avanti del cervello, e ha scoperto che nell'ipotalamo aveva due parti, aveva due regioni. Una regione che lui ha chiamato ergotropica, che è la parte posteriore dell'ipotalamo, una regione che quando è stimolata produce attivazione del sistema simpatico e produce la reazione dell'otta fuga. La reazione dell'otta fuga è una reazione istintiva, naturale. Vedere la seconda? Questa è la reazione dell'onda, un'attivazione del sistema simpatico, un'attivazione della tensione arteriale, un'attivazione di tutto il nostro corpo per lottare o per fuggire. Avanti. No. Indietro. Ecco, grazie. E c'è un'altra regione, che è la regione che ha chiamato trofotropica, che è locata nell'ipotalamo, ha fatto la localizzazione con gli elettrodi, ha fatto la stimolazione su animali di sperimentazione e ha trovato questa funzione particolare. Dunque, il sistema trofotropico è relazionato nel corpo con il sistema parasimpatico. Voi sapete che tutto il corpo è innervato, il sistema simpatico attiva, fa il cuore andare più rapido, e il sistema parasimpatico diattivo, diciamo, la cosa più complessa, ma è il sistema trofotrofico relazionato con la digestione, con il riposo, con la temperatura. La seguente, grazie. E come l'attivazione ergotrofica producono la reazione dell'ottauida,
l'attivazione trofotropica produce anche un cambiamento che è stato chiamato la risposta di rilassamento. Questo rilassamento è un termine tecnico, non è rilassamento nel senso ordinario, ma è un stato ipometabolico, fisiologico, con una ipotonia muscolare, rallentamento cardiaco, regolazione respiratoria, la respirazione diventa più lenta, più accompassata e più profonda in maniera naturale, un abbassamento della pressione arteriosa e un aumento della frequenza alfa, la frequenza di funzionamento del cervello cambia e appare più frequenza alfa e una diminuzione degli ormoni di stress, come abbiamo visto avanti, il cortisol è meno, è un abbassamento della produzione del cortisol, un abbassamento della produzione di adrenalina e nel aspetto psicologico una sensazione, un sentimento che possiamo dire che è il contrario del sentimento di ansia. Come ho detto prima, ansia, che vuol dire ansia? Ansia vuol dire qualcuna cosa terribile va a succedere. E rilassamento vuol dire tutto sta bene, nessun problema, tutto va bene. E questo è un sentimento che può essere, questa è la risposta del rilassamento. Sì. E abbiamo altre parti del cervello che abbiamo parlato prima, che è la corteza. La corteza del cervello, come voi sapete, abbiamo due regioni e tutto è duplicato. E nel corpo umano è interessante perché abbiamo molti, tanti organi sono duplicati, come come si chiama questo? Il reno? Il reno. I polmoni abbiamo due, il cuore abbiamo uno da solo e il cervello abbiamo due cervelli. La differenza del processamento della informazione è importante. La parte izquierda, sinistra del cervello fa normalmente, i mancino sono un po' più complicato, ma per quello che non sono un mancino è relazionata con la parola, è relazionata con la logica, è relazionata con la sequenza. Sequenza è causa effetto. Questo succede e dopo succede questo, questa è una relazione causa-effetto. Noi siamo capaci di moltiplicare e non siamo capaci di pensare in una maniera logica con il processamento dell'emisfero sinistro. E l'emisfero destro funziona in un'altra maniera, fa un processamento più globale e anche la percezione, questo è interessante, la percezione corporale o il processamento cognitivo della percezione corporale è fatta dall'emisfero destro. Dunque, con l'allenamento autogeno si producono una commutazione vuol dire un cambiamento. Normalmente la nostra cultura, tutti noi siamo in un stato ergotropico, siamo in un stato un po' stressato, un stato, sì, no? Pensate che sì, un piccolo stato di stress, un predominio ergotropico. La prima commutazione è un cambiamento, un predominio trofotropico. Le persone che fanno training autogeno diventa più calmo, più tranquillo, c'è un'altra questione, un leggero predominio trofotropico. E anche se una seconda connotazione, che è la connotazione interemisferica. Normalmente siamo tutti con un predominio dell'emisfero sinistro. Parliamo, ma non abbiamo una consapevolezza più globale di situazione e con l'allenamento autogeno si produce una cambiamento o commutazione verso un predominio dell'emisfero destro. E come si fa questo? Questo è bella cosa che io ho detto. Capite bene? Il mio italiano sì? Sì? Ah, magnifico, grazie. Come si fa
Come si fa? Una idea fondamentale della psicoterapia è come si fa. Imparate come si fa tutto questo che abbiamo detto. Si fa con l'allenamento dell'attenzione. L'attenzione, possiamo dire, il modo di applicare l'attenzione può essere attivo. Attivo vuol dire che siamo fissati, siamo attenti in qualcuna cosa perché vogliamo un risultato. Il cacciatore è veramente concentrato sul bosco perché vuole cacciare. C'è un risultato, questo è importante. E abbiamo una attenzione passiva, che noi siamo attenti perché siamo attenti. La prima cosa che voi avete imparato alla scuola è la concentrazione attiva, perché la concentrazione normale del bambino, io penso che la concentrazione disponibile vuol dire che se nessuna cosa succede non sono attento, e se hai un rumore o una mosca vola o mi ricordo un successo della mia vita, dunque la mia attenzione va, non ho controllo dell'attenzione, l'attenzione è vagante, l'attenzione se ne va. E la prima cosa che avete imparato a scuola, ricordatevi, è di essere attento. Essere attento alla cosa che il professore o la professoressa dice, e questo è l'allenamento dell'attenzione. Ma l'allenamento dell'attenzione è attivo. Abbiamo anche un fuoco, possiamo avere la siguiente, questo si vede bene qui, il modo di concentrazione dell'attenzione. Concentrazione dell'attenzione vuol dire controllo dell'attenzione, vuol dire smettere l'attenzione su qualcosa. La concentrazione dell'attenzione può essere attiva, rivolta al risultato, può essere con una... E questa è una scoperta importantissima. La concentrazione attiva produce un incremento dell'attività ergotropica. Dunque produce un leggero stato 2-3, un stato di attivazione simpatica. Non c'è bisogno di avere un pericolo qualcuno. Solamente l'attivazione, la concentrazione attiva produce uno stato di stress. La concentrazione passiva, noi nessuno ha insegnato la concentrazione passiva. La nostra formazione scolare, no, penso che no. Concentrazione passiva è essere concentrato, avere la concentrazione su qualcuna cosa senza nessuna considerazione dal risultato, indipendente dal risultato, accettazione di tutto ciò che succede. Voi che vivete in questa bella isola, sono sicuro che avete guardato il mare a volte, e quando uno guarda il mare sta attento, concentrato sul mare, e poi scoprire un sentimento di pace. Succede? Questo perché in una maniera automatica, in una maniera se avete sviluppato una concentrazione passiva, essere concentrati su qualcuna cosa, ma tutto va bene, non abbiamo nessun giudizio, non diciamo ma io vorrei questa onda, io vorrei questa onda essere più grande, no, le onde sono come sono. Questo è l'stato di concentrazione passiva. Noi abbiamo anche la concentrazione libera. Concentrazione libera vuol dire che noi siamo concentrati su tutto allo stesso tempo. La concentrazione libera è stata raccomandata da Freud per ascoltare i pazienti. Di essere attento, ma non fissate la vostra concentrazione in nessuna questione in particolare, semplicemente essere attento a tutto della stessa forma. E questo è simile alla mindfulness, questa è la consapevolezza, essere concentrato su tutto, ma senza pensare che qualcuna cosa è più importante che qualcun'altra. E finalmente abbiamo la concentrazione sparsa, che è la più
normale, la più conosciuta, che è l'attenzione che se ne va di una questione a un'altra, da un pensiero a un altro pensiero, a una sensazione, a una situazione, a un rumore esterno, così. L'attenzione cap- io dico che una concentrazione catturata, catturata nel senso che qualcuna cosa prende la mia attenzione e non è l'attenzione, non è su il mio controllo. Concentrazione e il controllo della meditazione. E per i focchi di meditazione noi abbiamo parlato di modi, il modi, la meditazione è la concentrazione passiva. E la concentrazione passiva può essere su un foco fisso, un statico, come ad esempio un'immagine mentale, o una, un mantra, un suono, un rumore, o una sensazione fisica. Questa sensazione corporea, nell'allenamento continuo, noi facciamo la concentrazione passiva su una sensazione corporea. Dunque possiamo dire una meditazione propriocettiva, una meditazione su una sensazione del corpo che esiste, che è veramente lì. O può essere dinamica. Dinamica vuol dire che la concentrazione è su un processo attivo, non un processo statico. Metto una sensazione statica, mi qualcuna cosa che si sviluppa, che ha un percorso, come i sentimenti o come i pensieri, e questa è come il Vipassana. Questa è la scoperta del Buddha, è la concentrazione dinamica, e anche c'è un metodo dell'allenamento autogeno che si chiama la reazione autogena, che è concentrazione dinamica, sul processo attivo. E finalmente abbiamo la concentrazione globale, sul momento presente, su tutto quello che c'è. Perché è buona la meditazione, la concentrazione passiva? Questa la prima applicazione è per il controllo dello stress, un metodo per il controllo dello stress. Il controllo dello stress, che è veramente un problema nella nostra vita, anche un metodo per il trattamento dell'ansia. Questa è la prima applicazione, ma questa è un'applicazione, diciamo, un po' banale, veramente, non è la cosa la più importante. Abbiamo un'altra applicazione che è per lavorare sulle crisi personali. Una crisi è un momento di stress che ha bisogno di creatività. Una crisi, come i cinesi, che sono veramente sabios, dicono che una crisi è un'opportunità. Ma se sei veramente creativo, può diventare, può essere meglio dopo la crisi che stava prima. Ma se non è veramente creativo, diventa peggio, meglio, ma peggio. Questa è una crisi, è un momento critico, un momento vitale, un cambiamento vitale, e questa è una veramente importante applicazione dell'allenamento autogeno. Un'applicazione di essere calmo nel momento di crisi è la maniera di trovare una soluzione. Se ricordate, abbiamo parlato della amplificazione mentale, dell'amplificazione della coscienza, e quando siamo in un momento di crisi, in un momento di stress, la nostra coscienza diventa stretta. Abbiamo una visione in tunnel, una visione solamente possiamo pensare nel problema che abbiamo. E quando facciamo la meditazione, facciamo l'allenamento autogeno, la coscienza diventa più ampia, possiamo il problema che abbiamo, c'è un problema, ma la soluzione è là, e possiamo trovare facilmente un'altra soluzione. Questa è la seconda applicazione, che è più avanzata. Abbiamo una terza applicazione, che è, questo è un lavoro di Valnoffer, che è un discepolo. Valnoffer è un austriaco, è l'ultimo allievo di Schulz, vivente ancora, è il nostro, nostra referenza, il nostro referente per Schulz, il creatore dell'allenamento autogeno, è Valnoffer. E Valnoffer, questo libro,
dall'italiano, è un metodo di sviluppo personale, la scoperta personale, questo vuol dire la ricerca del sé, diciamo. L'allenamento tonico come metodo di ricerca del sé, di trovarsi a sé stesso, sviluppo personale, conoscimento personale. E finalmente, se vogliamo, possiamo dire che anche ha una applicazione spirituale. Se volete, ritorniamo a quello che dicono gli scienziati sull'origine dell'universo: la energia primordiale dell'universo diventa materia, la materia diventa vita, la vita diventa consciente, gli animali sono coscienti, hanno coscienza, e la coscienza diventa autoconscienza. Noi siamo coscienti che noi siamo coscienti, abbiamo coscienza della coscienza. E l'autoconscienza in qualche momento sviluppa la trascendenza. Trascendenza è quello che alcuni chiamano la connessione con l'universo, la esperienza mistica, anche la connessione con Dio. E questa autoconscienza diventa energia. E questo è il circolo spirituale, veramente mi fa piacere dimostrarlo, ma non parlerei troppo di questo perché veramente non lo so, non c'è la mia specialità. La mia specialità è l'esperienza clinica concreta. Che cosa succede con lo stato autogeno? Abbiamo detto che non era rilassamento. Lo stato autogeno ha tre caratteristiche. Una caratteristica è un umore affettivo basico. Dico umore affettivo basico per non dire rilassamento. Un stato di benessere, un stato di tranquillità, un stato di pace. Ma abbiamo un'altra cosa importante, che è un incremento percettivo, un incremento della relazione con sé stesso. Percepisce meglio lo stato presente. Se qualcuno è veramente tranquillo, contento, fa l'allenamento autogeno, questo va bene. Ma se qualcuno è in uno stato di ansia o di preoccupazione e fa l'allenamento autogeno, probabilmente la prima cosa che succede è che non diventa più ansioso. No, si rende conto dell'ansietà, si rende conto della tristezza, si rende conto della preoccupazione. C'è un incremento della percezione. Questo è importante dal punto di vista pratico. È importante perché a volte i pazienti dicono: beh, non posso fare la concentrazione perché mi sento peggio. O non si sente peggio. Percepisce meglio con il suo stato. E che cosa facciamo? Normalmente che cosa fa la gente? La gente quando è in paura, quando è in disturbo, o quando è stressato, lo cerca la maniera di non ascoltarsi. Mettiamo la TV, o cerchiamo di parlare con gli amici, o cerchiamo la maniera di salire fuori di noi. E quando facciamo l'allenamento autogeno, o contrario, la percezione interna aumenta e il nostro stato interiore è dispiacevole, siamo veramente conscienti di questo dispiacere. Per questo rilassamento non è una buona parola. Ma l'umore affettivo basico, l'estato del rilassamento, l'attivazione trofotropica aumenta e finalmente c'è un punto in che si produce un cambiamento, la commutazione ecotropica. Trofotropica, la commutazione neurovegetativa si produce e lo stato interno cambia. L'allenamento autogeno è facile quando noi siamo in uno stato di pace prima di cominciare, e quando siamo in uno stato di angoscia è più difficile perché abbiamo bisogno di perseverare con la concentrazione passiva e dare il tempo che la connotazione neurovegetativa aumenta. Capite questo? Penso che è una questione fondamentale. Quando parliamo del controllo dello stress, l'idea generale è che dobbiamo fare qualcuna cosa per ridurre lo stress, no? O per ridurre l'ansia.
La filosofia della psicoterapia autogena non è questa. La filosofia della psicoterapia autogena è: lasciamo l'ansia come è, lasciamo lo stress come è e facciamo un'altra cosa, che è incrementare lo stato di calma, incrementare lo stato, l'attivazione trofica. E finalmente abbiamo un'altra cosa, che è le scariche autogene. Siete familiari con questo? Questa è una scoperta. Quando Schulz ha cominciato l'allenamento autogeno, è stato osservato che a volte le persone avevano una esperienza incomoda, a volte un tremore fisico, a volte una sensazione strana, a volte un sentimento di paura o un ricordo traumatico, un flashback, e questo si chiamava sintomi d'allenamento. Dicevano, tutti i metodi hanno dei effetti secondari, e questo è un effetto secondario, non ha nessuna importanza, continuate con l'allenamento e finalmente i sintomi dell'allenamento dispariscono. Che questo è vero, ma non sempre è vero. A volte questi sintomi sono veramente insopportabili e l'allenamento deve essere abbandonato. E dunque il maestro Lütte nel 1963 ha scoperto che c'era una relazione tra la storia traumatica, i traumatismi del paziente e l'apparizione delle scariche autogene. E ha descritto un metodo, un processo mentale, diciamo, che si chiama neutralizzazione, che è la capacità del nostro cervello di eliminare il trauma o le esperienze traumatiche, neutralizzare l'esperienza traumatica, e questo è stato ridenominato il sintomo di allenamento, è stato denominato sintomi, no? Delle scariche autogene. Questo è importante perché non c'è una controindicazione per il trattamento, ma c'è piuttosto una indicazione che il trattamento sta funzionando e che abbiamo bisogno di eliminare il trauma accumulato. Questa è la psicoterapia autogena. La psicoterapia autogena è una parte veramente importante dell'educazione o dell'imparamento, dell'insegnamento. Per questo si chiama autogena. Siamo autogena perché il paziente, il puro paziente, impara che cosa fare per migliorare la sua mente o il suo cervello. Impara prima come produrre la risposta del rilassamento. Questo diventa una capacità personale, una nuova abilità. Un'abilità, no? Tutti sappiamo come produrre una risposta di stress, ma con la psicoterapia autogena si impara come produrre una risposta del rilassamento di una maniera standardizzata, di una maniera rigorosa. Anche se la direzione di come fare accesso a stati di coscienza, che vorrebbe dire come percepirsi, come incrementare la capacità della percezione personale. Terzo, impariamo come fare l'associazione libera. Se voi conoscete la psicoanalisi, Freud ha scoperto l'associazione libera. Conoscete questo? Qualcuno di voi ha fatto un'esperienza di psicoanalisi? Il psicoanalista dice: associazione libera, deve fare dire tutto quello che viene alla mente senza interferenza, senza scambiare niente. Ma non dice come si fa. L'associazione libera è veramente difficile, è come la risposta del rilassamento, è veramente difficile. Se tu dici a qualcuno rilassati, è impossibile, se non sa come. Una volta che conosce la tecnica è facile per fare un'esperienza di rilassamento. E l'associazione libera, quando conosce la tecnica, è facile di fare l'associazione libera, è facile di lasciare parlare l'inconscio senza interferenza. Questo si impara nella psicoterapia. E dopo un'altra parte, la neutralizzazione e la ricostruzione, che sono le tecniche dei procedimenti avanzati.
Posso chiedere al Signore? Allora, Signore, questo per mostrare l'elenco completo di metodi ottogeni. Il metodo di base, l'allenamento ottogeno è il metodo di base, il metodo della concentrazione che specifica proprio cellulare, proprio esecutiva, primo sulla massa corporale, la sensazione di pesantezza è percepire come la nostra massa è presa della forza di gravità e la pesantezza è sempre percezione della pesantezza. Dopo la percezione del calore che noi produciamo, il calore, lo sapete che il nostro corpo ha una temperatura costante del 36,5 gradi, che è abbastanza temperatura, ma la percezione della temperatura è la seconda parte dell'allenamento ottogeno, dopo la percezione del cuore, la percezione della respirazione, la percezione di organi interni, il plesso solare e finalmente la percezione di come la frente, la pelle della frente è in contatto con l'ambiente, con l'aria. Abbiamo gli esercizi meditativi, abbiamo un metodo avanzato che è la neutralizzazione autogena, abbiamo un metodo più avanzato che è l'analisi autogeno e la ricostruzione autogena e esercizi meditativi specifici per trastorni psicosomatici e anche per lo sviluppo personale e la ricostruzione autogena. In questo momento penso che è il momento, l'istante ottimo per finire.